Questo purificatore d'aria è molto interessante, viene da un marchio che, come probabilmente alcuni di voi sanno, a me piace molto, che è Prosenic, perché ha dei prodotti di ottima qualità con un prezzo competitivo. C'è un po' di polvere, che è il risultato, insomma, dell'uso, di queste settimane, perché è un po' di giorni che sto, provandolo per verificarne il funzionamento. Allora, voglio subito rassicurarvi sul fatto che questa luce verde si può spegnere, poi vi faccio vedere come. Il colore della luce, diciamo che certifica quella che è la, qualità dell'aria. Potete ovviamente governare il funzionamento del sistema, direttamente, da questo comando. Potete mettere il timer e la velocità con cui, funziona, oppure semplicemente accendere e spegnere il purificatore. Questi indicatori, sono quelli che indicano quando il wifi è connesso e collegato, e questi invece quando il filtro, EPA, chiamiamolo così in modo semplice, deve essere, cambiato. Per, il ricambio del filtro il sistema è molto semplice, adesso ve lo mostro in pochi secondi. Guardate, come anticipato, per cambiare il filtro basta muovere essenzialmente il coperchio posteriore e poi nel giro di un nanosecondo si prende il filtro che può essere pulito ovviamente oppure cambiato quando insomma, ha raggiunto il limite massimo di utilizzo. Per utilizzare questo purificatore d'aria di Prosenic che si chiama A8 potete utilizzare anche la voce con Alexa, c'è una skill che si chiama Prosenic Home attraverso cui potete gestire completamente l'utilizzo del vostro purificatore accendendo e spegnendo. Allora, ecco l'applicazione con cui potete accedere al controllo. Come vedete, la spia luminosa si accende e si spegne in 4 secondi. Potete anche gestire da qui la velocità del ventilatore, accendere o spegnere il sistema, gestire l'eventuale stand-by e quindi lo mettete in stand-by. La prenotazione, insomma, non è esattamente la traduzione migliore, però essenzialmente potete mettere una sorta di calendario che regola il funzionamento del purificatore e insomma, davvero molto molto semplice. Qui vedete invece la descrizione della qualità dell'aria. Il punto forte, cioè l'elemento per cui questo purificatore è sicuramente molto interessante, viene dal suo prezzo che è oltremodo competitivo.